Vuoi diventare assaggiatore di vino? Ecco il nuovo corso ONAV. Telefona al 335-232178. Iscrizioni entro il 2 ottobre. Incidente allo svincolo per l'ex statale 42 a Seriate, due auto, una che viaggiava contromano, si sono scontrate provocando il ferimento delle quattro donne a bordo, ricoverate in ospedale, fortunatamente non sono gravi. I carabinieri di Crema hanno denunciato alle procure di Prato e di Cremona quattro romeni, due donne e due uomini, bloccati lungo la Pavia Orzinuovi ad Offanengo. Sull'auto sulla quale viaggiavano, i militari hanno trovato gioielli, frutto di scippi e furti. Ancora un'operazione antidroga, questa volta a cavallo fra Liguria e Lombardia. I carabinieri hanno eseguito ben 23 arresti per spaccio di eroina tra il Tiguglio e la provincia di Milano. Furto nella notte al negozio di telefonia mobile di Via Diaz a Crema, rubati 61 fra cellulari, smartphone e tablet per un valore complessivo di 10.000 euro. Indaga ora la polizia. Sono aperte a Crema le iscrizioni al corso di laurea triennale per infermiere promosso dall'azienda ospedaliera in collaborazione con l'Università di Milano. Il test di ammissione al corso è in programma il 3 settembre prossimo, il termine ultimo per le iscrizioni scade invece il 26 agosto. Cade dal cestello elevatore mentre sta lavorando al tetto della scuola elementare Miglioli di Cremona e finisce in ospedale. È quanto accaduto ad un 43enne dopo i timori iniziali, il quadro clinico è migliorato. Controlli antidroga nel Pavese da parte della Guardia di Finanza, in distinte operazioni a Casorate Primo e a Motta Visconti, le Fiamme Gialle hanno sequestrato mezzo chilo di marijuana e 5 grammi di cocaina, interessato anche un 14enne.